Benissimo, signori, passiamo ad un altro grande interprete che ci farà venire a me da accapponare la pelle, signori, Vincenzo Trimaco. Un grande applauso. Buonasera. Da quando lei non ci vediamo, eh? Scopri una cosa. Allora, sono 7-8 anni minimo. No, sì, manco dalla scuola, sì, 7 anni. Meno male, la memoria è tua. Bene, abbiamo saputo grandi cose su di lei, maestro, perché lui è un maestro. Tra poco suonerà il pianoforte qualcosa di sua invenzione, lui non fa cose degli altri. Qui abbiamo a che fare con un artista. Abbiamo anche saputo, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, ha fatto qualche launch plan. Sì. Ah sì, come si chiamano oggi queste cose vecchie che noi usiamo? Siamo del 78 pure. CD si chiama adesso? LP. CD-ROM, LP, CPE, una cosa del genere. Qualcosa che si suona, si ascolta? Soprattutto si ascolta. Ah, sì. Dove lo possiamo ascoltare? Ascoltare su tutti i digital, tutti i media, diciamo, Google Play, Spotify, Shazam, tutto scosumatezzi, però è acquistabile sul sito di produzione cdbaby.com, su iTunes, Amazon e tutti gli store online. Non è pedofilia, vero? Perso, cdbaby, non si dice. Non è pedofilia. Sono sue creazioni, signori. Eccolo qua. Quindi tu vuoi, ascoltarlo, il sito mi ha detto. Stasera ci farei ascoltare, come si dice, Midley, ecco, di sua invenzione, al pianoforte. Questo non va venduto, vero? Questo va regalato, giusto? Sì. Abbiamo capito. Invidiosi. Se vuoi puoi regalarlo, non a me, ma se vuoi, mica perché te lo estirpare la forza. Allora, signori, dove stai adesso? Al conservatorio a Napoli di Novella, giunta a Milano. Ma tu fai per hobby o invece? Per fatica. Per chi non avesse capito, se... È il lavoro futuro, che vedrete che è bravissimo, signori, Vincenzo Trimaco al pianoforte, che ci farà sentire Fantasia Libera. Una grande fantasia. Vabbè. Thank you.
Thank you.